Sono Danilo Miglioni, fisioterapista e osteopata. Sono felicissimo di far parte del gruppo della Physiosport Academy come insegnante. Insegnante per quanto riguarda la terapia manuale e viscerale. Mi presento, faccio un piccolo excursus della mia carriera. Sono laureato in fisioterapia ormai da 16 anni e successivamente mi sono specializzato in tecniche manuali, viscerali, neurali e strutturali. Percorso molto completo, al quale poi ha fatto seguito la specializzazione presso la scuola, una nota scuola di osteopatia italiana. E in questo momento, oltre a dirigere il centro FisioFast, centro fisioterapico ed osteopatico, mi occupo anche di insegnamento in osteopatia presso sempre una scuola osteopatica. Perché effettuare un corso in terapia manuale e viscerale? Spesso noi siamo portati a pensare che il nostro corpo abbia necessità di aiuto o soffra solo di patologie a livello scheletrico muscolare. Spesso i nostri pazienti si lamentano di dolori, ad esempio alla colonna, agli arti, e andiamo subito a incentrare il nostro focus per quanto riguarda la parte muscolare scheletrica del paziente stesso. Ma da un'attenta analisi e andiamo a vedere che cosa compone il nostro corpo. Il nostro corpo è composto, al di là della parte muscolare e scheletrica, anche di una situazione internistica, quindi viscerale, che può influenzare e a volte in maniera anche molto importante quelle che sono le nostre problematiche di dolore, problematiche di movimento, problematiche che poi portano il paziente ad un determinato sintomo o situazione. Questo è quello che noi andiamo a trovare ed eventualmente a risolvere per quanto riguarda l'approccio con la terapia manuale viscerale. Quindi prendere in considerazione tutto il nostro corpo e non solo stigmatizzarlo semplicemente alla parte muscolare e scheletrica. La prima domanda che mi viene effettuata dai pazienti nel momento in cui effettuo un approccio alla terapia manuale viscerale è se esiste una patologia a livello dell'organo che poi noi andremo a trattare. Questo non è di competenza dell'osteopata, quindi è una cosa che andiamo a bypassare. Quello che noi andiamo a fare invece con il nostro paziente è fare una ricerca di quella che può essere la problematica, di quella che è la problematica principale che chiameremo primarietà, da andare poi a trattare in modo tale da liberare gli eventuali blocchi presenti all'interno del corpo del nostro paziente. E come andiamo a fare questa cosa? Andiamo innanzitutto ad effettuare il cosiddetto ascolto generale sul nostro paziente per trovare la nostra zona di interesse primario. Quindi, posizionandoci di spalla al paziente, il paziente in posizione neutra, mi posiziono esattamente dietro a lui, con una mano vado a posizionarmi e con l'altra vado a schermarmi dal paziente, effettuo un primo ascolto, ascolto generale, e questo ascolto mi andrà ad indicare quella che può essere la zona di interesse, in questo caso può essere anteriore, posteriore, laterale destro, laterale sinistro, alta o bassa, e quindi avrò delle prime indicazioni sulla zona vera e propria dove andare a cercare la mia primarietà, e questo noi lo chiamiamo ascolto generale sul paziente. Una volta effettuato il nostro ascolto generale con posizione eretta del nostro paziente, facciamo sdraiare il paziente sul lettino per andare ad effettuare un ascolto ancora più focalizzato, ancora più centrato sulla nostra primarietà. Quindi, in piedi ho avuto delle informazioni per quanto riguarda la lateralità anteriore posteriore e l'altezza della nostra primarietà. Da sdraiato vado ancora più nello specifico nella ricerca della primarietà stessa, fino ad individuare un unico punto di trattamento per quanto riguarda la parte viscerale del paziente. Quindi mi posiziono lateralmente adesso, vado in ascolto, in questo caso localizzo il nostro punto di interesse a questo livello. Una volta che ho le conoscenze adeguate, sono quelle che verranno trasmesse attraverso il corso,
andremo a capire qual è la struttura che ci interessa e qual è la struttura che dobbiamo trattare. In questo caso è una parte valvolare dell'apparato digerente. Facciamo posizionare il nostro paziente seduto sul lettino. Mi posiziono posteriormente al paziente, effettuo la messa in presa del paziente stesso, ricerco il mio punto di interesse, effettuo un trattamento manuale viscerale. Chiedo di nuovo al paziente di sdraiarsi sul lettino. E vado a verificare di nuovo con l'ascolto se il punto di interesse ancora è presente oppure quella che noi chiamiamo tensione fasciale è andata a sparire. Ovviamente il trattamento fasciale non è ridotto a pochi secondi, è un trattamento molto più complesso, molto più elaborato, che vedremo sicuramente in classe. Dopo questa breve e parziale introduzione alla terapia manuale viscerale, non mi resta altro che ringraziarvi e vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare la Physio Sport Therapy Academy per l'opportunità che mi ha dato di insegnare presso la sua scuola, ricordando anche che il corso di terapia manuale viscerale rientra a far parte del Master di Osteopatia organizzato proprio dalla Physio Sport Therapy Academy. Non mi resta altro che ringraziarvi, vi aspetto in classe. Thank you.